In questo video di Dietro le Quinte andremo a vedere come abbiamo realizzato l'animazione che vedete a schermo. Come vi abbiamo già accennato, abbiamo utilizzato un plugin gratuito per Cinema 4D. Il plugin si chiama Divider e permette di applicare delle suddivisioni casuali alle superfici. Guardando la scena può sembrare un processo molto complesso, ma in realtà il plugin è molto semplice ed intuitivo da utilizzare. Spostiamoci quindi su Cinema 4D e vediamo come fare. Bene, questo è il file dell'animazione. Come potete vedere, nel pannello di destra sono presenti molti oggetti. Ora andremo a vedere le loro singole funzioni e ad analizzare la gerarchia che gli è stata assegnata. Come prima cosa, disattiviamo quindi tutti gli oggetti tranne il piano. Come potete vedere, l'oggetto di partenza è un semplicissimo piano senza alcuna suddivisione. È infatti importante ricordare che questo plugin può funzionare solamente con oggetti composti da 50 o meno poligoni. Proviamo ora ad attivare il plugin, ovvero l'oggetto Divider. Come vedete, il piano è stato suddiviso in molte facce più piccole, che ci permetteranno di creare i solidi che avete visto nell'animazione. Se selezioniamo l'oggetto e andiamo nel tab Object, possiamo vedere che sono presenti diverse funzioni. Possiamo, ad esempio, aumentare o diminuire il numero di suddivisioni. Oppure modificare la distribuzione delle facce. Il parametro più utile, però, è sicuramente Noise Loop Progress, che ci permette di creare un'animazione in pochissimi click. Basta infatti posizionarsi all'inizio della timeline e registrare un keyframe con valore 0. Poi spostarsi alla fine e registrare un keyframe con valore 100. In questo modo, come vedete, viene automaticamente creata un'animazione in loop. Proviamo ora ad attivare l'oggetto random che abbiamo utilizzato per modificare la disposizione verticale delle diverse facce del piano. Come potete vedere, non è successo nulla, perché il piano viene interpretato come oggetto unico dal software. Per ovviare a questo problema, basta attivare anche l'oggetto Fracture, in modo che le singole facce vengano considerate come singoli oggetti. Attiviamo infine Cloth Surface, utilizzato per dare spessore alle diverse facce, e il Deformer Bevel, utilizzato per smussare tutti gli spigoli. Ok, come vedete la scena è completa. Il file è composto da molti oggetti, ma una volta compresa la logica dei diversi passaggi, è molto facile ottenere un risultato come questo. Bene, per questa seconda puntata di Dietro le Quinte è tutto. Aspettiamo quindi di vedere i vostri risultati.